grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Salve da Simone Merini e benvenuti a questa nuova puntata di Una città per cantare, trasmissione e progetto realizzato e ideato dalla Marco Fusteri Production. Ripeto, come sempre, progetto, perché vuole dare la possibilità a cantanti, cantautori e tutti coloro che fanno musica di avere una grande visibilità, ma non solo, anche la possibilità di poter fare d'estate, d'inverno, delle serate dal vivo, live, quindi in piazze, con la Proloco, con le associazioni, insomma veramente a questi artisti di farsi conoscere completamente. In ogni puntata appunto presento un artista diverso, che sia un cantautore o altro, diciamo sempre inerente al mondo musicale. www.marcofrusteriproduction, così vedete anche tutti i lavori che fa la Marco Frusteri. Ebbene, in questa puntata oggi abbiamo il piacere di avere un cantautore molto bravo, è con noi Antonello Frongia. Ciao! Ciao! Ciao Antonello, ben arrivato. Ciao. A Una città per cantare. Come state? Bene, grazie, tu? Bene, bene, dai. È bello, piove però, dai. ti vedo bello carico. Inverno, no? Dove ti trovi? Nella bellissima Sardegna o a Bologna? Dove sei? Sì, in Sardegna. Ah, in Sardegna. L'isola, mamma. Ho detto proprio Sardegna, perché so che tu sei proprio originario di Cagliari, la stupenda Sardegna, giusto? Sì, bella, 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 dai. È bella, è povera, ma è bellissima, È veramente. stupenda, no, ma... Giuro. E siamo in collegamento con Skype, quindi adesso io proprio entro dentro nella tua straordinaria carriera artistica, perché ho visto, mi sono documentato, ma ho visto che hai fatto tantissime cose. Oltre ad aver partecipato con grandissimo successo a tantissimi premi, ecco, molto importante, nel 2014 so che tu hai vinto il premio della critica del premio Lucio Dalla a Bologna, giusto? È stata una bellissima cosa, proprio un coronamento. Sì, tra l'altro leggevo con dei brani jazz, giusto? Sì, sono swing, sì, diciamo il più povero fra i jazz, ok, però è appunto un jazz, certo. E naturalmente il premio Lucio Dalla ti ha portato fortuna, perché ti sei fatto conoscere, hai varcato, sei andato oltre la stupenda Tanta. Sardegna, per cui hai avuto modo di farti conoscere anche grazie alla San Luca Sound, che ha Sì, prodotto il tuo primo CD, giusto? stati splendidissimi proprio. Allora, io ho letto una curiosità, ecco, io leggendo su internet. Ma Ah, beh, un po' la passione. piccolo proprio, sai, no? Chitarra, caso diciamo appunto amici che via si va e si cioè appunto si appunto chicchia, ecco, Certo. poi lì nasce la passione pure per tempi il blues, per jazz, anche lo swing, tutto, ecco. Una chicca, una curiosità, che praticamente un po' Sì. la passione per la musica te l'ha instillata un po' tua zia, che era una suora e Zia musicista, vero? Musicista. Suora, sì, Noemi, un nome profetico anche direi. È una chicca che ho Sì, lei è trovato. una splendidissima musicista, tra l'altro, che suona il piano bene proprio. Era cioè, appunto lì che mi insegnava, mi seguiva, che crome, bis, crome, eccetera. A me, cioè, appunto, mi ha dato gusto questa cosa, ho messo un po' appunto, ad apprezzarlo per Certo. intero, ma sì, lei è il primo, appunto, input.
I tuoi pezzi sono Proprio. veramente bellissimi, eh? Io li ho avuto modo di ascoltare anche Grazie. perché si trovano su YouTube. Andate a cercare Antonello Frongia. Ecco, vogliamo ascoltare allora un tuo brano molto bello, Non voglio perderti. Sono felice di averti ritrovata. Spero proprio tu possa immaginare quelle notti passate a pensare. Per fortuna sei di nuovo qui e piangevi lontana dai tuoi per paura di una loro reazione. Ti ho lasciata ma non può scomparire quell'amore che provo per te. Per le volte distesi su un prato, per le pagine scritte da noi, le canzoni alla radio, non posso scordare il passato con te. Io non posso più perderti, ti ho già persa una volta, ho sofferto abbastanza, non credevo più a nulla. Non volevo riprendermi, soffocavo i ricordi di quei dolci momenti. Non credevo più a nulla, io non voglio più perderti. E riprendiamo Una città per cantare. Siamo in collegamento Skype con il bravissimo cantautore Antonello Frongia. Ecco, Antonello, io ti volevo chiedere, hai qualcosa che sta bollendo in pentola, qualche progetto a cui stai lavorando, che vuoi Allora, realizzare? bolle, bolle, tantissime cose, alcune che è meglio non dire per scaramanzia pura, perché poi parli, parli e Certo. diciamo, non si realizzano mai. No, ma poi uno serio è una mia diciamo, band, e si è a buon punto. Sì, perché voi Un fate anche spettacoli. repertorio mio, ma pure di altre cose, tipo Marlene Kunz, cioè appunto After, cioè ecco, un Certo. po' appunto alt, Lì in Sardegna fai anche alt, quindi, bah, ecco, non appassionati di Antonello, lì in appunto ciò. Sardegna tu fai anche spettacoli live, no? Molti spettacoli live dal vivo con la tua Live band. sì, ne abbiamo fatti diversi, ma è meno tempo, non cioè, appunto, credere, cioè più hai il disco da fare, muoverlo, che meno hai tempo appunto, a fare il live, Certo. perché hai meno spazio organizzativo queste cose, però sì, almeno 2 al mese, sì, ecco. Allora, caro Antonello, io ti ringrazio di aver partecipato Grazie a voi. a Una città per cantare, naturalmente, e adesso però non è finita qua, perché adesso mandiamo in onda un tuo bellissimo brano che si vede anche su YouTube, Extraterrestre, veramente molto Ah, primo. significativo. Grazie. Grazie a te per la tua Presto. bravura e per la tua simpatia. Grazie. Costruendo il mio frammento di mondo, scopro che non tutto quanto è crollato. Vado approfondendo le scelte che ho fatto nell'universo che mi tengo dentro. Se si fosse trattato soltanto di te, avrei saputo far finta di niente. Questa mia follia, griderò che amami e tu sarai ancora mia.
armato, più forte di tutto il mio essere me stesso. Non ci sto più a pensare, è un altro regalo questo donarmi senza nulla in cambio. Se si fosse trattato soltanto di me, forse avrei già cominciato a volare. Racconto quel che c'era e quello che verrà. Sogno di esistere oltre la realtà. Affronterò la vita caparbio come sa. Eccoci qua, dopo aver visto il bravissimo cantautore Antonello Frongia, veramente un amico, un artista straordinario, tra l'altro lo ricordiamo, vincitore del premio critica al premio Lucio Dalla 2014, bravissimo. Siamo di nuovo qua, ecco, anzi sono qua in compagnia di Marco Frusteri, che rappresenta la Marco Frusteri Production, che realizza questa trasmissione, e anche il progetto, un progetto veramente molto importante per tutti coloro che sono artisti, e vorrei che proprio Marco direttamente ne parlasse a voi, ve lo spiegasse nel dettaglio. Ti ringrazio per il microfono e comunque ripasso il microfono a Simone Merini, perché è stata una scelta della Marco Frusteri Productions averlo sia come attore, presentatore ed eventualmente come comico, appunto, per quanto riguarda questo progetto. A te Simone, per spiegare appunto di cosa si tratta questo spettacolo in merito a Una città per cantare. Il progetto della trasmissione Una città per cantare nasce proprio dall'intento di voler dare visibilità a tutti quegli artisti, musicisti, cantanti, cantautori e non solo, di farsi conoscere da un pubblico. E allora quindi non solo la trasmissione, ma anche proprio la possibilità quest'estate live dal vivo, sia nell'Emilia Romagna che in Veneto, di per questi artisti di esibirsi in piazze di fronte a un pubblico vero e proprio. Io sarò il presentatore delle serate e in ogni tappa, in ogni, diciamo, ogni comune, ogni piazza dove andremo ci sarà una madrina o un padrino d'eccezione, quindi un personaggio noto, famoso, che prenderà per mano questi artisti e li accompagnerà sul palco e, diciamo così, sarà un po' il battesimo per questi artisti, che possono avere la possibilità di fronte a un pubblico di esibirsi, ma non in una piazza qualunque, diciamo così, supportati appunto dalla presenza di questo personaggio, che è sicuramente di auspicio e anche di buon augurio, ma anche d'aiuto concreto io per esempio posso dirlo, ho avuto una madrina d'eccezione, perché le mie prime imitazioni per radio le ho fatte grazie a Cristina D'Avena. Io l'ho sempre detto in tutte le interviste, è stata la mia madrina a Radio Tao, è stata lei che mi ha fatto fare le mie prime imitazioni per radio. Quindi penso che avere un padrino, una madrina d'eccezione sia sempre una cosa importante. E ringraziamo naturalmente tutti gli artisti che continuamente telefonano, contattano, scrivono alla Marco Frusteri Production
grazie a loro si sta sviluppando giorno per giorno questo progetto. Quindi invitiamo anche tutti gli artisti che vogliono partecipare alle nostre prossime puntate della trasmissione Una città per cantare e esibirsi live d'estate di contattare appunto la Marco Frusteri Production. Vai, olè! Un'altra storia, cercavo solidaria e quello che mancava dentro me. Avevo mille sogni qui stretti fra i miei pugni e un cielo da volare che non c'è. Ma quando io sono con te, la luce si apre su me, le ombre della notte si perdono sconfitte dentro me. Sulla strada del cuore, lo sai, ci son solo i passi di noi. Cammina in silenzio così, non sveglierai i sogni miei. Caro Marco, questo è un progetto molto ampio che si sta sviluppando giorno per giorno, che coinvolge artisti naturalmente, ma non solo, abbiamo detto, ma diciamo per stimolare, per stuzzicare le proloche comuni, le associazioni insomma che vogliono organizzare d'estate e durante l'anno degli spettacoli. Hai qualche chicca già da mostrarci a loro per far capire loro qualcosa di questo progetto? Siamo già in procinto di definire tra fine marzo e inizio aprile alcune date, tra cui le prime date appunto di questo progetto. Comunque per certo si sa comunque che andrà al MEI di Faenza tramite Giordano San Giorgi, che ringraziamo, perché il MEI è una delle manifestazioni più importanti, perché si tratta proprio della fiera delle etichette indipendenti, perché ricordiamo che noi, oltre a essere produzione video e programmi televisivi, siamo appunto anche etichetta digitale indipendente per quanto riguarda la distribuzione nei principali network di distribuzione digitale in oltre 240 paesi in tutto il mondo. E mi salva quando non so dire amore, è la musica, 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 è la musica, musica che mi fa sognare, è la musica che mi fa cantare. Sono giù di cuore, è la musica dell'anima, quella che mi piace di più. Di professioni sai ce n'è tante, io faccio il cantante sulle mani. I'm too road, I'm road. Dai ragazzi, non vi vedo. Get your band on the road again. Oh, sulle mani. Ma se qualcuno vi volesse contattare, che siano artisti, proloco, comuni, associazioni, insomma chiunque vi voglia contattare, dove può trovarvi? Potete reperire informazioni tramite appunto i nostri canali Facebook, che è Marco Frusteri e Irene Mattioli, tramite la mail mfproductions@libero.it, oppure Mattioli underscore Irene, ripeto, trattino basso e non il meno, @yahoo.it, e il nostro canale che è www.marcofrusteriproductions.com oppure Farmacia Icardi di Bologna. No, non è la mela. Sugli sugli banane banane, sugli sugli le banane. Ma che la sa lei? Sugli sugli in salsa verde, chi le mangia in lunga tempo. Che testo poetico. Cioè, una cosa impegnata, perché è la canzone, un brano che cantavano gli schiavi in Giamaica, nottetempo, quando dovevano caricare di banane questi bastimenti. La so. No, io dicevo quel pezzo, non mi fido, è un pezzo che ha portato successo nel 50, Harry Belafonte. La so. La sa, sei sicuro? La so. Come fa? La so. E il messo tale, le tali, le barane.
della camera we want to go. Io sono il tuo amore, sei solo per me. Ma sei un cugino, Arane, insieme sei voce. Nel tuo amore, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Presentatore, imitatore e chi più ne ha più ne metta. Adesso vi passo la parola a Simone Merini, che deve fare i saluti alla sua maniera, chiamando appunto un ospite d'eccezione per questa puntata che tutti noi conosciamo ed è anche un critico d'arte. Quindi avete già capito di chi si tratta? A Simone la parola. Sì, allora, questo è un progetto molto importante che, ecco, in Italia dove l'arte non viene considerata praticamente, sicuramente grazie alla Marco Frustelli Production l'arte viene finalmente apprezzata e vengono portate alla luce delle opere d'arte che sono cantautori, cantanti e chi più che ne e più ne metta. E quindi io veramente sostengo questo progetto e tutto il resto è capre, capre, ancora capre. Un buon Natale dagli Scassa, Sgombero, Cantine, Attici e Solari. E quindi facciamo una canzone di Natale per tutti. E scende giù dal cielo lento un dolce canto ammaliato che ti dice spera anche tu. Buon Ferragosto, anche quello del prossimo anno, vabbè, insomma, swing! E scende giù dal cielo, lento, un dolce canto a maglia, tocca le verità, che ti dice sperante tu, è Natale, e non soffrire più, ma la vada più, super swing! E scende giù dal cielo, scende giù dal cielo, un dolce canto amato con fama di verità che ti dice sperante, dice sperante tu, è Natale, è non so, è Natale, è non so, è Natale, e non so più, ma un ringraziamento va a tutti coloro che credono in questo progetto, agli sponsor che comunque ci contattano per essere, che sono molto interessati e vogliono prendere parte a questo progetto, perché un ringraziamento in questo caso è proprio dovuto. E inoltre vogliamo dire questo: grazie a tutti gli ascoltatori di Nuova Rete, a Nuova Rete, a Maurizio Bergonzoni che ha potuto permettere tutto questo, alla redazione e alla regia, persone fantastiche, e oltre a questo un saluto a tutti voi. Sia da me che da Simone Merini. Perché di notte non dormi mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare.